grazie. Per comporre una canzone commovente devi pensare che ti fa vibrare il cuore. Io l'ho scritta ed è davvero sorprendente, pur non essendo una canzone d'amore. Dante si ispirò a Beatrice, chi sarà la nostra ispiratrice? Una zebra pura me l'ha data tempo fa uno strano marajà, vecchio amico di papà. Una zebra pua, beh, che c'è? Apua, apua, apua. Una zebra pua è una grande novità, assomiglia ad un sofà, non una striscia la pua. Una zebra pua, beh, che c'è? Apua, apua, apua. La chiederanno certo alla televisione e ne vorranno dedicare una canzone, credo questa qua. Una zebra pua, fortunato chi ce l'ha, poverina lei non sa essere piena di pua. Una zebra pua, beh, che c'è? A pua, a pua, a pua. Stefano Bollabè, non stavo entrando perché ero rimasto incantato. Complimenti, complimenti. Tu hai spaziato attraverso cent'anni di cose con questa tua esecuzione, e quindi vorrei da te, che sei anche, oltre che il musicista che tutti sanno, insomma, è un affabulatore, mi devi dire l'interpretazione tecnica del fenomeno Mina, visto dalla tua angolazione. La parte tecnica. La parte tecnica. Guarda che io di canto non capisco niente. Ma di costume. Si no, 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 a parte che si evince. Ti do il microfono. Il programma secondo me. Grazie.
Il programma è, se no fa Giro d'Italia. Il programma dice cantare, quindi ho cantato. No, è cantare. No, ma tecnicamente nel senso è un mostro, no? Esatto. No, come si dice, proprio sintetizzando. E canta canzoni. Anzi, bisogna essere corretti. Appare ai nostri occhi, ai nostri comuni occhi, come un mostro. Esatto. Poi probabilmente lei non lo è. No, canta canzoni che allora erano le hit, quelle volanti, estive, quelle che tu hai fatto, eppure c'è dietro proprio un lavoro di composizione. Come sai, questo era il periodo con pochi cantautori in giro, sì. Scusi se mi permetto, perché quindi ognuno aveva il suo settore. Alcuni ci sono ma presentano. Lascia perdere, scusi presenti. E cosa succedeva? Che... come tu ben sai c'era un professionista per ogni settore, quindi l'autore delle musiche, in questo caso gli autori delle musiche erano Lelio Luttazzi, Bruno De Filippi e Carlo Alberto Rossi. Sì. Certo. E lasciamo perdere tutti gli altri, ma ci sono gli arrangiatori, gli autori dei testi, quindi c'era uno staff tecnico che consentiva a Mina di avere una qualità pazzesca. Sì, cosa, c'era il meglio per... No, è vero, è verissimo. Ti ringrazio. Mo grazie. Ti ringrazio anche di questo. Grazie a voi. Stefano Bollani. Grazie. A dopo. Andiamo avanti tra poco a raccontare il fenomeno Mina.